Nello scorso episodio vi ho parlato del Millennium Bug. Bene, molti di voi sicuramente avranno anche pensato «Vabbè, ma io per fortuna utilizzo Linux, che è basato su un sistema Unix, che è un sistema molto più stabile, che non ha questa categoria di problemi come il Millennium Bug, qui le cose sono decisamente molto più affidabili, come tutti i sistemi Unix che sono affidabilissimi sin dagli anni 70, giusto?» Beh, quasi. Perché se la volta scorsa abbiamo parlato del Millennium Bug, adesso mi sembra il caso di parlare dell'edizione Unix del Millennium Bug, ossia del bug del 2038. Ecco un piccolo problema che non molti conoscono, ne parliamo oggi in questo episodio di Diario di Viaggio on the road, Operazione Nostalgia. Sui sistemi Unix c'è una variabile di sistema, si chiama Epoch, come uno dei personaggi del film Matrix, per vostra curiosità. Questa variabile semplicemente misura il numero di secondi che sono trascorsi dalla mezzanotte del 1 gennaio 1970. È una variabile molto importante per il sistema, non solo per la misurazione della data e dell'ora, ma soprattutto perché viene utilizzata per tutta una serie di fattori nei quali c'è bisogno di poter generare con un numero pseudo-casuale. Quando c'è bisogno che il sistema si inventi un numero per poterlo utilizzare per la generazione di certificati di sicurezza, per poterlo utilizzare per la generazione di UUID, per la generazione di valori che debbano essere il più possibile casuali, si parte soprattutto dalla numerazione che viene generata dalla variabile Epoch. E come dicevo, il problema della variabile Epoch è che misura il numero di secondi che sono trascorsi dal 1 gennaio 1970 al momento attuale. E misurare una cosa in secondi naturalmente richiede una variabile piuttosto corposa, infatti si usa un signed long int. In TimeMap c'è un signed long int che viene utilizzato per contenere questa variabile, che è un intero a 32 bit. Essendo signed, può assumere una serie di valori, il valore massimo non me lo ricordo a memoria, quindi ve lo scrivo qua a schermo, e superato questo valore massimo passerà quindi automaticamente al valore negativo, perché l'ultimo bit, una volta settato, è il segno, e il valore negativo è un problema per quanto concerne i valori delle date, perché naturalmente se il numero di secondi passato dal 1 gennaio 1970 diventa negativo, a questo punto l'orologio non va più avanti nel tempo, ma comincerà ad andare indietro nel tempo. Ecco di nuovo un problema molto simile a quello del Millennium Bug. Nel momento in cui finisce il valore massimo del signed long int, partiamo, abbiamo l'overflow, partiamo dal valore negativo e ci troviamo a partire da una data che si trova molto indietro nel tempo. Vabbè, ma il valore massimo di secondi è un numero molto molto elevato. Quand'è che arriveremo a questo long int? Quand'è che arriveremo in fondo a questo valore massimo positivo? In realtà non molto avanti nel tempo, perché ci arriveremo alle 3:14:07 secondi del 19 gennaio 2038, cioè tendenzialmente tra 18 anni. E che cosa succederà in quel momento? In quel momento, alle 3:14:07 secondi, il secondo successivo salteremo al valore negativo e quindi la data passerà alle 20:45:52 secondi del 13 dicembre 1901. E questo provocherà una sfilza di situazioni più che imbarazzanti, soprattutto se si dovesse andare a calcolare la data di un file, se ci fossero delle procedure che per esempio cancellano i file log più vecchi di un mese, improvvisamente verrebbero cassati via tutti i log perché si troverebbero a essere più vecchi di un centinaio di anni. Questo per fare l'esempio più spicciolo, ma naturalmente ci sono moltissimi altri problemi legati a questa situazione. Purtroppo il problema è che la soluzione al momento in questa architettura che abbiamo disposto in questo momento è quello di non utilizzare più un signed long int, ma di utilizzare un signed long long int, ossia il cosiddetto signed big int, che è una variabile intera, sempre signed, quindi con valori positivi e negativi, ma che non è più a 32 bit, bensì a 64 bit, il cui valore massimo che può essere misurato rispetto al 1 gennaio 1970 è avanti di non so quanti miliardi di anni. Praticamente finirà prima l'universo che il contenuto di questa variabile, tanto che si parlava di cominciare a utilizzare questa variabile non tanto per misurare i secondi
passati dal 1 gennaio 1970, ma di cominciarla a utilizzare per misurare i millisecondi passati lascerebbe comunque sempre centinaia di migliaia di anni di spazio di manovra, ma permetterebbe di avere anche dei valori pseudocasuali molto più pseudocasuali di prima. Naturalmente ecco subito che uno pensa: vabbè, la soluzione è immediata, si va nella libreria TimeMac, si cambia questo signed long int con un signed long long int, con un signed big int. E invece no, non è così semplice come sembra, perché naturalmente ci sono centinaia di programmi, di librerie, di oggetti, di overlay, di moduli, di demoni, di qualsiasi altra cosa che partono dal presupposto che in TimeMac la variabile epoch sia un signed long int. Punto primo. Punto secondo, c'è un altro problema. Il big int è una variabile a 64 bit che non si può creare se l'architettura è a 32 bit. Non c'è lo spazio fisico sull'architettura per memorizzare la variabile. Quindi la situazione potrebbe sembrare meno complessa di quanto sembri, ma è molto più complessa di quanto sembri, perché 18 anni sono lì dietro l'angolo. Il 2000, il Millennium Bug è passato, adesso ci manca poco ad altri 18 anni e arriviamo anche a questo problema. Certo, nel corso del tempo, piano piano, siamo arrivati già a cominciare a modificare, a utilizzare variabili a 64 bit, a utilizzare questo signed big int. Nel corso del tempo le cose sono migliorate, ma ci sono ancora tutta una serie di strumentazioni che lavorano ancora a 32 bit, soprattutto moltissime strumentazioni un pochino più parche a livello di risorse. E uno pensa: vabbè, insomma, questo è un problema dei sistemi Unix, come influisce l'utente normale? Negli anni 70 i sistemi Unix erano grandi sistemi dipartimentali. Sì, negli anni 70 sì, ma negli anni 2000, soprattutto nell'anno 2020, Unix è un po' tutto intorno a noi. Android ha il cuore in un kernel Unix, Mac OS X ha il cuore in un sistema BSD Unix, Linux ha il cuore in un sistema Unix. Tantissime situazioni e tantissime apparecchiature hanno un cuore Unix. Addirittura, quando si cominciò a dover litigare con la storia del Millennium Bug, cominciarono a nascere dei componenti hardware che erano Y2K Complain, già pronti all'ambito del 2000. Moltissimi di questi erano componenti hardware che utilizzavano versioni embedded di Linux. Per esempio c'erano dei router, degli switch di rete managed, delle attrezzature di rete molto importanti, che operano a 32 bit, perché sono componenti di rete che devono svolgere ben pochissimi compiti, quindi devono svolgere quelle quattro funzioni, non c'è bisogno di un grosso hardware, quindi utilizzano hardware a 32 bit, e questi sono componenti che sono tuttora attivi, e essendo componenti che svolgono solo una funzione, quindi la svolgono molto bene, non hanno bisogno di grossi aggiornamenti, e potrebbero venire coinvolti in questo grosso problema, potrebbero andare completamente in blocco perché c'è l'overflow della variabile epoch. Che cosa ci ha insegnato il Millennium Bug? Che cosa ci insegna il bug del 2038 dei sistemi Unix? Che non bisogna mai pensare, quando si progetta qualcosa, vabbè, ma chi vuoi che usi questa cosa fra 20-30 anni? Bisogna cercare di guardare al futuro e di pensare che, soprattutto considerata l'esperienza del passato, ci sono delle cose che, se devono svolgere un semplice compito, potrebbero svolgere quel semplice compito per molti anni nel futuro, e quindi bisogna essere previdenti e mai pensare: vabbè, ma questa cosa fra 20 anni, fra 30 anni, chi vuoi che la stia ancora utilizzando. Bisogna invece avere la capacità di dire: no, va bene, questa cosa potrebbe essere utilizzata fra 20 anni, fra 30 anni, anche se non viene utilizzata, potrebbe evolversi basandosi anche sulle librerie che ci sono al momento. Allora, seppur vero, l'abbiamo visto nello scorso episodio di Operazione Nostalgia, che le risorse sono limitate e bisogna usarle con parsimonia, è anche vero che le risorse bisogna anche utilizzarle con intelligenza, e se c'è la possibilità su un hardware a 64 bit di avere a disposizione una risorsa che può crescere nel tempo, e quindi può essere utile avere questa risorsa a disposizione a 64 bit già in partenza, magari forse è il caso di farlo, anziché dire: no, vabbè, la usiamo a 32 bit che occupa meno memoria, che occupa meno architettura, perché comunque quella risorsa può crescere. Bisogna fare una corretta progettazione dei sistemi informatici. Questo è quello che abbiamo imparato dal Millennium Bug, dal bug di Epoch dei sistemi Unix, e chissà che nel futuro non saltino fuori altri problemi del genere. Insomma, non siamo al sicuro dalle macchine. Nei film di fantascienza avevano ragione. Scherzi a parte, conoscevate questo bug del contatore Epoch dei sistemi Unix? Conoscevate il Millennium Bug? Conoscevate un po' queste situazioni che possono provocare dei fallimenti catastrofici nei sistemi informatici? Parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDBOTR. Bene, io sono Grizzly, questo era Operazione Nostalgia. Come sempre vi invito a mettere pollice in alto, condividere questo vlog, iscrivetevi al canale, e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!